Diffondere tra i giovani la conoscenza della disciplina sportiva mediante l'incontro diretto con gli atleti olimpici. E questo è lo scopo dell'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo con la prima edizione del premio Quando la bravura supera la ricompensa sul campo. Sabato 26 febbraio al Circolo Artistico il riconoscimento sarà consegnato all'atleta Alice Sotero, quarta classificata alle recenti Olimpiadi di Tokyo nel pentathlon moderno. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Arezzo. Ai nostri microfoni l'assessore allo sport Federico Scapecchi. L'ANSMES di Arezzo ha istituito questo premio che darà appunto merito, onore al merito, all'impegno, alla passione, al sacrificio di Alice Sotero, nostra campionessa olimpica mancata per poco, che è arrivata quarta appunto alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020 nella disciplina del pentathlon moderno, una disciplina molto impegnativa, molto difficile e che quindi diciamo porta gli atleti a competere tra di loro in varie discipline: scherma, nuoto, corsa, tiro a segno, cioè veramente una disciplina molto molto complicata. E quindi quest'idea di premiare con un premio simbolico, chiaramente legarlo alla città di Arezzo, tra le altre cose, chi è arrivata a un soffio dall'avere la soddisfazione della medaglia olimpica, è un'idea molto brillante secondo me, e anche va nella direzione dell'inclusione sportiva, perché è ovvio che la storia la fa chi la vince in tutti i campi della vita, però è anche bello conoscere la storia, conoscere la passione, il sacrificio che atleti comunque sia che hanno raggiunto un risultato importante, poco soddisfacente ma molto importante, perché arrivare ai quarti di Olimpiadi penso sia non poche le persone che possono vantarsi di questo, sia giusto, corretto, e va anche nella direzione dell'amministrazione comunale, che è quella di incentivare la pratica sportiva anche attraverso premiazioni di questo tipo, con personaggi più o meno legati ad Arezzo e comunque alla nostra nazione, che hanno portato alti i nostri colori.